Gianluca impastato a Daniele Bossari, non devi temere nessuno, credo tu possa vincere il GF VIP. Gianluca e Lorenzo convinti della vittoria di Daniele Bossari. Gianluca impastato, seduto sul divano insieme a Bossari e Flaherty, ha spiegato: secondo me la tua vittoria della settimana scorsa ti mette in una condizione di fiducia. Secondo me farai molta strada. Piace questo tuo aspetto caratteriale a chi guarda da casa. Il tuo è stato un risultato di tutto rispetto. Noi abbiamo visto degli estratti dei tuoi confessionali che di certo hanno toccato la sensibilità di chi sta a casa. Secondo me non devi temere nessuno. Lorenzo Flaherty si è detto d'accordo con lui, io credo che tu stia dando un contributo di te stesso totalmente diverso da come la gente ti può conoscere a livello professionale e questo è veramente molto bello. Questo ti ha permesso di ottenere quella grande soddisfazione quella sera. E ne avrai sempre di più, sei un personaggio molto importante, sono d'accordo con Gianluca Impastato. Credo tu abbia delle grandissime possibilità, la tua presenza nella casa è importante, lo si scopre tutti i giorni. La replica di Daniele Bossari. Daniele Bossari si è detto lusingato per le parole dei suoi compagni di avventura. A differenza loro, però, non sente di avere la vittoria in pugno. Sa benissimo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e preferisce affrontare questa esperienza giorno per giorno. Mi lusinga questa vostra analisi. Io vivo giorno per giorno, non riesco a proiettarmi nel futuro. Possiamo fare tutte le ipotesi del mondo e poi succede sempre il contrario. La famiglia di Daniele Bossari. Lorenzo Flaherty, mentre chiacchierava con Bossari, gli ha chiesto di parlare della sua famiglia. Ecco quanto raccontato dal presentatore, ho due fratelli, uno più grande e uno più piccolo. Facciamo lavori completamente diversi. Il più grande lavora nell'azienda di mio padre e va avanti per la sua strada. Invece il più piccolo fa lo psicologo e l'ipnologo. Non mi ha mai ipnotizzato perché con i familiari non si può, va in conflitto. Io, però, l'ho fatto tante volte. Ho fatto un corso di ipnosi istantanea molto interessante.